Allora, buongiorno a tutti, siamo qui alla manifestazione per i diritti dei disabili. Volete dire qualcosa? Vuoi parlare, Leonardo? Perché facciamo il video e lo mettiamo poi nel blog. Siamo qui a manifestare per avere l'assistenza indiretta dal comune, un finanziamento per l'assistenza indiretta. È l'ottava manifestazione e siamo inascoltati da 8 manifestazioni, ma andremo avanti, non ci stancheremo. Aspetta che fai saluto e poi continuiamo col video. Vai Leonardo. Nicola, vuoi dire qualcosa? Sì, poi si taglia. Sì, poi... Dai, parla. Ci stiamo... Nicola? Siamo stati. Noi chiediamo l'applicazione della Convenzione ONU sui diritti per la disabilità, per i disabili. L'applicazione della legge 162 sulla vita indipendente. Nel senso che al massimo così in considerazione. Che cosa rimproverate oltre al fatto di non aver applicato la legge all'amministrazione? Cosa che non è da poco. Però perlomeno aveva degli argomenti in quanto la persona si autogestisce, quindi oltre che a dare lavoro al suo assistente è un risparmio, perché se dovesse essere stare in una struttura sarebbe un costo superiore, perché un disabile non autosufficiente quindi costa almeno 4.000-5.000 euro, con una badante, un assistente personale il costo sarebbe soltanto di 1.500-1.600 euro al mese, diciamo. Quindi ecco, di qualsiasi tipo. Questo è una politica anche rispetto a un risparmio, diciamo, darci il finanziamento per la vita indipendente, quindi per l'assistenza personale, un risparmio anche rispetto al servizio di assistenza domiciliare che viene fornito dalle cooperative, che di solito costa il doppio. Che sono comunque, non sono no profit, sono comunque imprese che quindi devono fare, devono lucrare, quindi le cooperative. Infatti i soldi sono sempre soldi. Però sono cooperative, residenze, RSA, e non invece per un'autogestione del disabile, che quindi avrebbe la possibilità anche di gestire la propria vita. E secondo voi perché un amministratore comunale non si preoccupa, se non voglio dire, di quello che dovrebbe essere il primo, diciamo, problema, che è l'aspetto sociale, problema nemmeno di quello economico? Perché il problema di avere correnti all'interno, visto che ogni corrente domanda retorica. No, è una questione di sensibilità, basterebbe solo un bilancio economico, vedi che risparmio dovrebbe essere. Alcune volte queste leggi non sono conosciute anche, e poi si mira più verso, appunto, come dicevo, le cooperative, dove c'è più un business, non un giro di soldi, ecco. Invece che il disabile, l'immagine del disabile che si autogestisce, e poi un discorso di cultura che si deve ancora fare, che dobbiamo fare noi, e quindi sarà una strada un po' lunga. Può essere anche un discorso, come dire, di propaganda, no? In fondo i disabili sono una minoranza, sono numerico, e quindi valgono di meno di...